let's go! To the dunes, let's go, up the hill! Hey, take care of the camels! Wow, look at that! È un grande piacere aprire l'episodio conclusivo di questa stagione di Ducati World Premiere. Forse l'episodio più atteso da quando a settembre abbiamo condiviso le immagini della moto scattate durante un test in off-road. Foto che hanno fatto immediatamente il giro del mondo sui canali social dei nostri appassionati. Finalmente siamo qui per presentarvi la Ducati Desert X. Il progetto è nato in modo molto creativo, a partire da un foglio bianco, senza un brief iniziale, ma ispirandoci alla moto che abbiamo nel Museo Ducati. In honor of Renzo Pasolini, a rider who died during a race. Yes, yes. So that's why it's called Paso, 750 Paso. Renzo Pasolini. Renzo Pasolini. 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 Così è nato il concept che abbiamo presentato nel 2019, accolto con grandissimo entusiasmo dai motociclisti di tutto il mondo. Una reazione così forte e positiva che ci ha dato la spinta determinante per realizzare il nostro sogno. Abbiamo affrontato questa sfida con passione e determinazione per realizzare una moto che sposta il confine di quello che puoi fare con una Ducati. Abbiamo lavorato attingendo a piene mani dal meglio delle nostre conoscenze in termini di ergonomia, motore, aerodinamica e elettronica. E abbiamo sviluppato una nuova ciclistica specifica per l'uso in off-road. Desert X è funzionale, è uno sport tool, è competente, tecnologicamente avanzata ed efficace come tutte le Ducati. È unica e non solo per il suo stile inconfondibile. È la prima Ducati pensata e ingegnerizzata per affrontare l'off-road più impegnativo, con una ruota da 21 all'anteriore e 18 al posteriore, sospensioni a corsa lunga ed un'ampia luce a terra. Poi è confortevole, facile e sicura nelle lunghe percorrenze, grazie alla cura dell'ergonomia per pilota e passeggero, grazie allo studio aerodinamico e alle avanzate dotazioni elettroniche. Ma il modo migliore per scoprire la Desert X è portarvi nel suo territorio naturale, il deserto. Ecco a voi la nuova Ducati Desert X. Anni 90 ero solo un bambino, ma mi ricordo ancora l'emozione che provavo guardando le tappe della Parigi-Dakar. Vedevo queste veloci motorone saltare da una duna all'altra ed era uno spettacolo quasi surreale. Tutte queste moto da rally avevano in comune uno sguardo molto alto e spesso con un doppio faro. Il volume centrale era snello, mentre c'era un bel volume sia davanti che dietro. La Ducati Desert X è pensata come un attrezzo. È essenziale e robusta. Lo stile è guidato dalla funzionalità. Ecco perché abbiamo spinto su un'estetica così minimalista. La moto è visivamente composta da solo tre macroelementi. Il primo è il serbatoio con le carene laterali. Poi abbiamo le selle e poi abbiamo il parabrezza che integra il proiettore. Questa semplice lettura è enfatizzata dal colore bianco e nero che si alternano tra le diverse zone. Abbiamo un'alternanza tra raggi ampi e raggi piccoli che danno questo effetto di robust design. Lo stile è moderno, pulito e solido. Abbiamo pensato al comfort termico del pilota, creando dei condotti di aria fresca nascosti dietro alle carene laterali, mentre l'aria calda del radiatore viene scaricata da sotto. Abbiamo messo l'accento su pochi elementi decisi che ne valorizzano l'aspetto tecnologico, come ad esempio il frontale, che crea una composizione completamente nuova e che rimane impressa fin dal primo sguardo. Il parabrezza si fonde col proiettore. Sulla sua superficie si designa il doppio DRL Full LED,
senza lasciare visibile nessun'altra struttura. Sembra quasi un'interfaccia touch. E post-heritage e digitale al tempo stesso. Ci siamo ispirati ai roadbook delle moto da rally per posizionare il cruscotto nel cockpit e per definire l'interfaccia grafica. Abbiamo studiato la Desert X per essere uno strumento di viaggio qualunque esso sia. Se siete da soli, potete togliere la sella passeggero e scoprirete un extra spazio. E se vi piacciono i lunghi percorsi, potete aggiungere un serbatoio posteriore supplementare. La moto ha un'identità così forte che per la prima volta abbiamo deciso di disegnare internamente al centro stile anche una linea di abbigliamento dedicata, che abbiamo chiamato 2118. Si nota subito che il bianco domina la collezione, così come sulla moto. Il bianco ha un valore storico importante. Lo stile robusto della moto è stato traslato sull'abbigliamento. Siamo passati dalla moto, con delle proporzioni che si sviluppano su tre dimensioni, al tessuto, che è bidimensionale. Quindi siamo passati da un'alternanza tra raggi ampi e raggi piccoli a un'alternanza tra tagli netti e linee morbide sull'abbigliamento. Lo stile è stato guidato dalla funzionalità. La giacca è l'esempio perfetto. Le maniche sono staccabili, permettendo una libertà di movimento maggiore nella guida off-road. Le tasche frontali sono ampie e prendono ispirazioni dai marsupi. La tasca posteriore è asimmetrica per un'apertura più facile. Con la nuova Desert X abbiamo realizzato un design completamente inedito, che è fuori dal tempo e dalle mode. Partiamo proprio dallo sviluppo veicolo, che è stato l'elemento caratterizzante di questo nuovo progetto. Desert X è stata sviluppata specificatamente per l'off-road più impegnativo e infatti presenta tutte le caratteristiche fondamentali per questo tipo di utilizzo. Ruota a raggi da 21 pollici all'anteriore e 18 pollici al posteriore. Generosa luce a terra. Possibilità di utilizzare, grazie alle diverse omologazioni ottenute, varie tipologie di pneumatici, fino a quelli dedicati al mondo del fuoristrada. Le sospensioni sono lunga escursione. Abbiamo 230 mm all'anteriore e 220 mm di corsa ruota al posteriore. Per quanto riguarda le sospensioni, è stato deciso da subito di lavorare con un brand di comprovato successo nel mondo dell'off-road, la giapponese Kayaba, con cui abbiamo condiviso diverse giornate di test nella definizione del miglior setup utilizzando componentistica di primo livello. La forcella a steli rovesciati da 46 mm è dotata di regolazione del precarico oltre a compressione ed estensione separate nei due steli. Il monoammortizzatore, anch'esso completamente regolabile, presenta alcune soluzioni tipiche dei componenti specialistici, come ad esempio il bladder, utilizzato al posto dell'usuale setto per separare l'olio dall'azoto in pressione, che aiuta ad aumentare notevolmente la scorrevolezza della sospensione. La moto è dotata di un impianto frenante Brembo con all'anteriore un doppio disco da 320 mm di diametro, con flange in alluminio lavorato da pinze monoblocco M50 ad attacco radiale. Al posteriore monta un disco singolo da 265 mm con pinza flottante a due pistoncini. L'impianto frenante è stato sviluppato per offrire la giusta potenza nell'utilizzo stradale, ma anche un'elevata modulabilità nella guida in off-road e sui fondi difficili. L'equipaggiamento della moto si completa con la protezione motore e la protezione radiatore che sono di serie e il set di protezioni dedicate al fuoristrada disponibili come accessori nella linea Ducati Performance. Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo del telaio, una struttura a traliccio d'acciaio progettata e testata lungamente per resistere alle condizioni più impegnative. Ottimizzando tutti i componenti è stato possibile raggiungere un peso a secco di soli 202 kg. Nella guida in off-road non è solo l'hardware a disposizione che determina la prestazione, ma anche e soprattutto la confidenza ed il feeling che ti trasmette la moto e che si traduce in controllo e sicurezza in tutte le condizioni. La posizione di guida è uno degli aspetti che influisce maggiormente su questo controllo e che Antoine ha subito apprezzato. Abbiamo lavorato
sul triangolo di ergonomia cercando la migliore posizione reciproca di pedane, manubrio e sella, per rendere più naturali possibile i passaggi dalla posizione seduta alla guida in piedi tipici della guida in off-road. Queste soluzioni, pensate per l'esperienza in off-road, sono state lungamente testate anche su strada per garantire sicurezza e comfort nelle medie e lunghe percorrenze in qualsiasi condizione di guida. Abbiamo infatti lavorato su una serie di contenuti che rendono DesertX davvero piacevole su ogni tipo di asfalto. La posizione di guida comoda sia per il pilota che per il passeggero, grazie alla definizione di forma ed imbottitura mirate per ciascuna delle due sedute. La protezione aerodinamica con grande cura riposta nella definizione di forma e dimensioni del plexi, sia di primo equipaggiamento che di quello accessorio, ancora più protettivo. L'autonomia, adeguata ai viaggi più lunghi, grazie al serbatoio da oltre 21 litri di capacità e alla possibilità di montare un secondo serbatoio nella parte posteriore della moto come accessorio, aggiungendo ulteriori 8 litri di benzina. Quando il contenuto del serbatoio principale scende sotto un determinato livello, il pilota, tramite menu, può avviare il trasferimento della benzina dal serbatoio posteriore a quello principale, che avviene grazie all'apposita pompa supplementare. L'ottima capacità di carico, quasi 120 litri di volume a disposizione tra borse e top case, realizzati ovviamente in alluminio. I pneumatici tubeless sono i Pirelli Scorpion Rally Street, che combinano ottime prestazioni in off-road con grip e confidenza in ogni condizione di asfalto. L'altezza della sella, che è di serie di 875 mm, può essere ridotta grazie a sella e kit sospensioni ribassate disponibili come accessori. La nuova DesertX è equipaggiata con l'ultima evoluzione del motore testa stretta 11 gradi, a distribuzione desmodromica da 937 cm3, raffreddato ad acqua, con una potenza di 110 cavalli e 92 Nm di coppia. Parliamo del noto bicilindrico già apprezzato su altri nostri modelli per la sua doppia anima, molto sfruttabile ai bassi regimi, ma dotato di una coppia sempre pronta e in grado di sprigionare tutto il carattere Ducati con un gran bel allungo. Affidabile e progettato anche per l'utilizzo turistico. Il motore ha intervalli di manutenzione molto ampi, con cambio olio ogni 15.000 km e controllo del gioco delle valvole ogni 30.000 km. La nuova versione del testa stretta 11 gradi introduce importanti miglioramenti rispetto alla generazione precedente, che hanno portato ad un risparmio di peso complessivo di ben 1,7 kg. Il motore può infatti contare su nuove bielle e su una frizione ad 8 dischi che, combinata al comando idraulico con pompa da 12 mm di diametro, garantisce una ricerca della folle sempre efficace ed un limitato sforzo alla leva. Ma gli aggiornamenti più rilevanti sono sicuramente nel cambio. Il tamburo selettore è ora supportato da cuscinetti a sfere e questo, combinato all'ultima specifica della strategia del quick shift di serie, garantisce passaggi di marcia veloci e precisi in ogni situazione. Il lavoro sul cambio della DesertX ha interessato anche la rapportatura, complessivamente accorciata su tutte le marce fino alla quinta, per garantire il miglior comportamento in fuoristrada. Prima e seconda in particolare sono molto più corte rispetto ad altri modelli, per avere una migliore prontezza di risposta nelle fasi di guida a bassa velocità tipiche del mondo off-road. All'altro estremo, la sesta è adeguatamente lunga per favorire l'utilizzo autostradale della moto, mantenendo regimi di rotazione contenuti che consentono di limitare il consumo di carburante e di aumentare il livello di comfort. DesertX, come tutte le Ducati, ha una dotazione elettronica molto avanzata, volta alla sicurezza e alla performance in ogni condizione di guida. La DesertX ha addirittura 6 riding mode, di cui 2 dedicati specificatamente all'esperienza di guida in off-road. I riding mode enduro, grazie alla potenza ridotta e al settaggio dei controlli appositamente studiato, permette di affrontare con maggiore sicurezza anche gli sterrati più impegnativi e facilita la guida ai piloti alle prime armi,
I riding motorelli, invece, con piena potenza del motore e controlli elettronici ridotti, è pensato per i piloti più esperti e smaliziati, che desiderano sfruttare al massimo le prestazioni di Desert X in fuoristrada. Ciascun riding mode può agire sul carattere del motore attraverso quattro diversi power mode: full, high, medium e low, che cambiano la potenza e la prontezza di risposta del testa stretta. La dotazione elettronica è completata dal pacchetto di sistemi di assistenza alla guida: traction control, wheelie control, engine brake control, quick shifter, up and down e infine il cruise control, per rendere ancora più rilassata la guida nelle lunghe percorrenze. Ovviamente non manca l'ABS cornering, settabile su tre livelli diversi. È possibile escludere completamente il sistema ABS solo nei riding mode enduro e rally. Un dettaglio dedicato proprio ai fuoristradisti più esperti e magari un po' più aggressivi nella guida. Il proiettore anteriore, che si distingue per l'inconfondibile DRL a settori, è full LED, così come il faro posteriore e gli indicatori di direzione. In particolare, il doppio modulo bifunzione garantisce al proiettore livelli di illuminazione ai vertici della categoria, grazie all'uso di LED ad alta potenza di ultima generazione. È inoltre presente il sistema Ducati Brake Light, che in caso di frenata brusca attiva automaticamente il lampeggio della luce posteriore, in modo da segnalare opportunamente la condizione di potenziale pericolo ai veicoli che seguono. Desert X è equipaggiata con un display TFT a colori da 5 pollici ad alta risoluzione, orientato verticalmente e posizionato per offrire la migliore visibilità anche nella guida in piedi. Questo display è predisposto per l'integrazione con Ducati Multimedia System, che consente di connettere lo smartphone via Bluetooth e di attivare la navigazione turn by turn, ricevendo le indicazioni stradali direttamente sul cruscotto. Il display offre inoltre la possibilità di scegliere tra due info mode di serie, lo standard e il rally. Nello standard vengono visualizzate tutte le informazioni necessarie per la guida su strada, con RPM e velocità in primo piano. L'infomod rally, invece, porta in primo piano l'autonomia residua e la funzione Trip Master, tipicamente utilizzata dalle moto da rally durante la navigazione. Desert X è già di primo equipaggiamento molto completa nelle dotazioni, ma può essere ulteriormente arricchita grazie ad un'ampia gamma di accessori dedicati all'uso in off-road o per il touring. Oltre a quelli già citati, per l'uso off-road, sono disponibili la sella rally, che unisce le sedute di pilota e passeggero per una maggiore efficacia nella guida fuoristrada, i paramani rinforzati, le griglie di protezione per faro anteriore e radiatore ed un paramotore ulteriormente rinforzato. Per il touring sono invece disponibili i faretti supplementari a LED, il cavalletto centrale e le manopole riscaldate. Ci sono anche il terminale in titanio Termignoni omologato e lo scarico Racing, prodotto sempre da Termignoni, che riduce il peso della moto e grazie alla mappatura dedicata migliora ulteriormente le sue prestazioni. Insomma, abbiamo sviluppato una moto davvero pronta per l'off-road più impegnativo, come quello nel deserto, ma anche estremamente intuitiva e confortevole nell'utilizzo di tutti i giorni. Adesso sta a voi decidere dove portarla. Noi torniamo nel deserto.